Il 6 aprile è un giorno storico per la città di Trani. Presso la stazione ferroviaria, il Comune e Rete Ferroviaria Italiana hanno siglato un protocollo d'intesa per il riutilizzo degli spazi dell'ex scalo merci della stazione e il prolungamento del sottopasso. Utilizzeremo quest'area che RFI ci sta cedendo a fronte del protocollo d'intesa siglato oggi per di fatto praticamente realizzare l'I-Line della nostra città. Un po' diciamo modello New York, avremo praticamente quest'area, questa grande pista ciclabile con un camminamento, con aree verdi, soprattutto spazi anche per il percorso fitness. Nello specifico, gli spazi saranno riutilizzati per realizzare nuove viabilità urbane e un collegamento pedonale tra il piazzale della stazione e Via del Ponte Romano. In una prima fase verrà realizzata una nuova strada, che costeggerà lo scalo congiungendosi a Via del Ponte Romano, che sarà delimitata da un nuovo muro di recinzione. Per facilitare gli spostamenti a piedi, il sottopasso verrà prolungato in modo da creare un collegamento diretto tra Piazza 20 Settembre e Via del Ponte Romano. In una seconda fase verrà realizzata una nuova pista ciclopedonale che costeggerà parte dello scalo fino a congiungersi con Via delle Tufare. La ciliegina sulla torta è il finanziamento che abbiamo ottenuto per la rigenerazione urbana, e in particolare il Pinqua, con la realizzazione anche del sottopasso ciclopedonale di Via Andria, Via Gattolo Mondelli con Via Giacchetti. Quindi praticamente un grande intervento di ricucitura tra ben quattro grandi quartieri della nostra città, il centro città, quartiere Stadio, quartiere Sant'Angelo e la zona nord. È chiaro che stiamo disegnando la città che verrà. Anna Maria Iannelli, Petrani Live.